Oggi è la seconda domenica di questo Carnassiale Podiense e c'è la sfilata, diciamo, dei cari, che aprirà la sfilata la limousine della Ducale Accademia con il presidente Obama, che ritorna per la seconda volta qua a Poggiorusco, e poi ci saranno i vari cari della scuola materna San Giuseppe, poi ci sarà un caro della scuola elementare che farà Biancaneve ai 6 nani, è un po' particolare, diciamo, come numero di nani. Poi ci sarà il caro dei Flintstone, che sono trasvestiti, diciamo, da Zorro, un'edizione un po' speciale. Poi il caro della Proloco, che ha fatto un tema, diciamo, sui vampiri e così. E infine chiuderà la sfilata il caro del Pulcino Pio, che, diciamo, del quartiere Cantaboa, che io rappresento. È stato un lavoro un po' lungo perché, insomma, per l'allestimento di questi cari impiega un po' di tempo. Speriamo nella buona riuscita della manifestazione e ringraziamo tutti per la collaborazione. Io sono il brigante della Pertica, un personaggio che è stato creato 30 anni fa da degli amici di Poggiorusco e in principal modo Mario Setti e Stefano Scansani, che tutti conosciamo. Io sono stato per 28 anni lo sproloquiatore, perché il brigante della Pertica, lei in pratica, il fustigatore e il giustiziere dei deboli contro i forti, cioè dei forti contro i deboli. Per fare lo sproloquio ci impiego tutto l'anno, perché cerco di mettere sulla carta quello che succede durante l'anno a Poggiorusco e nel mondo, piccole cose. In questo anno parlerò dell'anno bisestile, parlerò dell'anno bisestile, parlerò di Schettino, che ha rovesciato un paese galleggiante, ma spiega, e dopo parlerò di Monti, che lui ne ha rovesciati di più dei paesi con tutti i tassi inclinati, e la mia messa in person. Greggio, che si vanta tanto di aver festeggiato il 25esimo come meta quasi irraggiungibile, 1020 tank che vengo sul palco, mi spiego, e nessuno mi ha fatto gli onori come hanno fatto a Greggio. Comunque il carnevale di Poggiorusco ha una formula indovinata, che è di Braf Putei, che è in Molaming, quindi questo qui è l'importante.